Buongiorno ragazzi e buongiorno ragazze. Questo è un video di sfogo perché ne ho piene le scatole di ascoltare tutte queste gente, queste persone, questa gente che mi dice sono sicuro, sono certo che di qui, sono sicuro, sono certo che la Germania vince il mondiale, sono sicuro che il Brasile vince il mondiale, sono sicuro che il Portogallo vince il mondiale. Figa, state tranquilli, no? Di certo non c'è niente prima di iniziare, le vostre sono solo previsioni, è differente da certezza, sicurezza, sono sicuro. No, quando inizi a giocare a calcio non c'è niente di sicuro prima di iniziare a giocare a calcio, ok? Tutti gli scienziati che dicevano la Germania, adesso dove andate? Dove andate a parare? Quante persone nel mondo hanno messo 2-0 per la Corea oggi, secondo voi? Quante persone hanno giocato soldi? Pochissime, no? Perché non c'è la certezza di niente nel calcio. Il calcio è come la vita, non c'è niente di certo. Fate i bravi, no? Mica, senti i ragazzi di 20 anni, 25 anni che sanno già tutto, sono sicuri di tutto. Ma dove? Dove siete sicuri di sto cazzo? Ieri hanno tutti dato giudizi su Maradona, senza avere un minimo di umanità verso questo povero uomo. Dov'è? Dove sono tutti i suoi amici che ha? Non ce n'è stato uno che è andato là a prenderlo e dirgli: ma che cazzo stai facendo, Diego? Ma non vedi come sei conciato? Ma restiamo in albergo, no? Per favore, un po' di umanità, no? Manca questo mondo l'umanità. Madonna, tutti scienziati siete diventati. Magari siete lì tutto il giorno con la tastiera. Il calcio è difficile da indovinare, no? Io quando faccio le domande, no? Propongo delle domande ai miei amici su Facebook o su YouTube, no? Arrivano subito quelli, le risposte certe, le risposte sicure. Ma che cazzo di sicuro? Ma cos'è? Una palla, che rotola? Per favore! Cazzo! Questo passerà alla storia come il mondiale che ha visto l'eliminazione della Germania, che prima di andare là era una delle favorite, secondo la maggior parte delle persone. Ok? Fra 20 anni si parlerà ancora di questa partita di oggi. Grande vittoria della Corea per 2-0. Che loro, che tedeschi, loro sono sicuri sempre di tutto, no? Ha fatto gli scienziati per 6 mesi con gli italiani, soprattutto con gli italiani emigranti là, che lavorano nelle fabbriche della Germania, che producono ricchezza per i tedeschi, no? In più si sentono anche presi in giro da questa gentaglia. Ok? Ok? Va bene così? Va bene così? Quando esageri, dopo alla fine arrivano la cosa che mette a posto sempre tutto, come mi diceva il mio amico Fausto, ma che la roda la gira! Cazzo! Sicura, loro sono sicuri di tutto, sono sicuri della vita, sono sicuri, io sì, sono sicuro. Sicuro di che cosa? Non c'è niente di sicuro in questo mondo, figurati se c'è sicuro una cosa che non dipende neanche da te, ma da altre persone. Il gioco del calcio è 22 persone più le riserve, sicuro. Guarda anche il Messico, sembrava fuori a 3 minuti dalla fine. Piangevano, c'è stato il dramma, sembrava il dramma, una soap opera messicana sembrava, poi sembrava il carnevale di Rio de Janeiro dopo. Dai ragazzi, fate i bravi, un minimo di equilibrio e ogni tanto fatevi qualche domanda anche. Il mondo non è solo certezza, ci sono tanti dei dubbi, persone che sono piene di dubbi, no? Per favore, dai! Fate i bravi, no? Soprattutto i giovani, no? Dai, piano, piano. È un bellissimo mondiale e ci riserverà ancora delle grandi sorprese. Non sono finite. Attenzione, attenzione.
è un campionato del mondo bellissimo. Poi si gioca in Russia, va bene. Ok, domani altro video, vi lascio. Era solo uno sfogo per tutte queste persone. Poi oggi uno mi ha detto, se tu hai dei dubbi su Salvini, un altro mi ha detto, se hai dei dubbi di Salvini, non sei italiano. Ma che cazzo stai dicendo? Ma che cazzo? Ma tu non sai neanche, non sai niente di me e ti permetti di dire queste cose? Ma che cazzo sei? Ma io ho solo detto che Salvini, ho messo su una pagina, che cazzo ho messo? Minchia, subito è arrivato l'uomo, superuomo, dei miei coglioni però sei il mio superuomo. Che cazzo ne sai della mia storia? Cos'ero, cosa sono? Se parli male di Salvini non sei italiano, ma sei fuori! Ma sei fuori! Ma per favore, ma va a mangiare le ortiche, va! E poi va a cagare in un prato pieno di ortiche. Ma che cazzo!